della consigliera Magnuta sul capo. Allora, buonasera a tutti, scusatemi se comunque ancora qualche minuto, non credo sia sufficiente. Non credo che sia semplicemente un intervento pronastico per avvalorare tutto quanto, insomma, si sia già detto, nei giusti toni, nella giusta curvatura, ma per dare risalto anche ad un altro aspetto. Quando abbiamo parlato di responsabilità di consiglio per la prima volta, io sono concordo pienamente con quello che già ho sentito, intendiamo dire, diciamo, anche in ragione degli impatti mediatici che andavano a rincorrere Conte nella maggioranza, che mai minimamente ci ha sfiorato l'idea di utilizzare strumentalizzazioni di tipo politico per questo momento così importante per la città. E mi piacerebbe, nel gioco delle parti, di quella parte di opposizione che noi riconosciamo seria, che finalmente una volta tanto si potesse dire che questa rivoluzione veramente si è messa in campo. Una rivoluzione intesa, ecco, nel solco della legalità, e laddove ci dovessero essere delle perplessità anche di tipo formale, perché la complessità le fa note, ma una volta ci siamo impressionati di poter incorrere in condanne, perché se dobbiamo essere condannati per la città lo facciamo in una maniera ben lieta, e quindi siamo responsabilmente accorsi tutti intorno ad un unico progetto. Quindi mi farebbe piacere che da oggi in poi, nel solco di questa rinascita, perché mettere a posto dei conti diciamo per l'ente comunale significa dare anche a tutti la possibilità, a tutti i cittadini, di vedere finalmente la possibilità di una programmazione e quindi di interventi, di azioni a beneficio di tutti i cittadini. Quindi mi sembrava naturalmente dover fare questa precisazione per dire che noi come consiglio la nostra parte l'abbiamo fatta. Naturalmente adesso ci aspettiamo che si darà seguito a questo con la competenza e il lavoro degli uffici preposti, soprattutto in base alla dichiarazione, all'atto di indirizzo che questa maggioranza si è riservata di portare a questo consiglio oggi, nell'attesa che poi tutto ciò che abbiamo avviato abbia una ricaduta felice per tutti, ma soprattutto per i cittadini di Casoria. Grazie. Grazie, consigliere. Allora, l'assessore.